Buongiorno a tutti, sono il capitano Simone Antonetti dell'Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore della Difesa e ci troviamo qui al Motor Show, in questo stand al padiglione 16, dove la Difesa mostra tutti i suoi equipaggiamenti e i mezzi che utilizza quotidianamente al servizio della collettività e del cittadino. Questa per noi è un'opportunità per far vedere ai cittadini e toccare con mano quali sono gli equipaggiamenti che il personale della Difesa utilizza quotidianamente al servizio del Paese. Buongiorno, sono il Maggiore Roberto Tosto dell'Esercito Italiano. In questa parte di stand noi abbiamo portato i sistemi di simulazione che normalmente utilizza la Forza Armata per addestrare il personale, ma soprattutto i team e gli equipaggi, alle procedure. Infatti in questo caso abbiamo sensorizzato una motoslitta, ma la stessa cosa è stata fatta con gli altri mezzi in dotazione all'Esercito Italiano e l'abbiamo immersa in un ambiente virtuale. Questo ci permette di vedere il terreno, l'ambiente operativo, prima ancora di andarci effettivamente con i piedi. Capite che questo ci consente di risparmiare notevoli risorse dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei possibili imprevisti che possiamo incontrare nella realtà e risparmiare ore di volo, ore di utilizzo dei mezzi stessi e quindi il consumo dei mezzi stessi. Buongiorno, sono il Maggiore Antonio Toma del 10MRMV, sono qui in rappresentanza dell'Aeronautica Militare. Abbiamo qui in esposizione in velivolo MB-339, questa è la versione utilizzata dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma questo modello di aereo è anche utilizzato alla scuola di volo del 61° Stormo di Galatina per istruire i piloti nel percorso formativo di acquisizione del brevetto di volo. Qui offriamo la possibilità a tutta gli accorrenti qui alla Motor Show di Bologna per toccare con mano il velivolo, poter salire in cabina e verificare, così avere una prima dimostrazione dell'abilità del pilota nel pilotare questo aeroplano. Buongiorno, sono il capitano di fregata Stefano Camerini della Marina Militare Italiana. Qui al Motor Show di Bologna siamo presenti nell'ambito di questo bellissimo evento a guida Stato Maggiore Difesa con diversi assetti. Vogliamo far conoscere a tutti coloro che non sono dentro alla realtà della Marina Militare quali sono le nostre capacità e quindi siamo qui presenti con degli assetti operativi che costituiscono un nostro modo per informare tutti qui presenti sulle nostre attività e siamo presenti anche invece con degli assetti particolari mirati ai bambini. Vogliamo qui che le famiglie che vengono al Motor Show possano vedere i nostri mezzi ma anche far divertire i propri figli con dei simulatori che sono adatti anche ai bambini di più piccola età. Sono il tenente colonnello Daniele Zaffino dell'Arma dei Carabinieri, siamo presenti al Motor Show con diversi mezzi in dotazione all'arma, in particolare abbiamo qua alle mie spalle una Lotus Evora S da poco in dotazione all'arma che è stata donata dalla Lotus e viene prevalentemente usata per il trasporto organi e anche per servizi di rappresentanza. Poi alla destra c'è un Alfa Giulia quadrifoglio verde da 500 cavalli, un mezzo assolutamente inedito che anche questo è utilizzato prevalentemente per trasporto organi, trasporto plasma e anche questo per servizi di rappresentanza e di scorta. Abbiamo da quest'anno anche da quella parte un mezzo dei carabinieri forestali perché dal 1° gennaio di quest'anno il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri per cui è stato portato qui al Motor Show un mezzo Jeep Renegade in dotazione ai forestali come mezzo per muoversi in montagna e per nei terreni dissestati. Grazie.